No, tranquilla, andrà bene. Mi emoziono sempre. Andrà bene. Che sta succedendo? Ieri sera Libby mi ha scelto. E non escludo che io e lei potremmo essere uno di quei fasci di luce. E vai! Dopo aver scelto comunque Josh durante la cerimonia, Libby vuole chiarire le cose con Robin. Ah, due ragazze litigano per me. Josh per me era davvero l'unica scelta possibile. So di non aver rispettato il piano questa sera e capisco che la cosa ti faccia arrabbiare, ma credo davvero che io e lui potremmo essere un fascio di luce. Josh nel mondo reale sarebbe stato proprio il mio tipo e forse non gli ho dato una vera possibilità. Purtroppo ho scoperto che Tio non è il mio perfect match, quindi forse potrebbe esserlo Josh. Lui mi piace molto, provo certo, risentimenti. Capisco. Mi chiedo solo perché tu non me l'abbia detto prima. Non aveva senso scegliere qualcun altro. Credo veramente che io e lui potremmo essere uno di quei fasci di luce accesi, se no non l'avrei mai fatto. Tanto ormai è fatta, Libby. La cerimonia è andata bene. Sì, e se siamo siete stati un fascio, bravi. Allora meglio così, già. No? Vedremo che succede. Mi scoccia ancora. Non sono un tipo da feste, non ho amici estroversi o, come dire, che allungano le mani con le ragazze. Josh è complicato. Quando stiamo da soli andiamo davvero d'accordo e ora passiamo più tempo insieme. Lo trovo un bravo ragazzo e mi fa stare bene. Inizia a piacermi un po'. Penso che Josh possa essere il mio match. Cosa? Io ti piaccio? Sì, penso di essere stato chiaro. Non so in quale altra lingua posso dirtelo. Che cosa posso fare? Anche tu mi piaci. A quest'ora avremmo avuto molti più match. No! Vedi? Ve l'avevo detto. Josh! Credo di aver chiarito. No, alzati. Sei una ragazza molto cattiva. Dicevamo... Buonanotte, mio bel principe. Mi lasci qui? Mi lasci qui con una conversazione in sospeso? Ma l'hai baciato? L'hai baciato. Josh! Josh e Tia si sono baciati! Tia ha baciato Josh. Ci ha messo poco? Tia, l'hai baciato? Ci siamo baciati e tre secondi dopo lo sapevano tutti, ma che sta succedendo? Ieri sera Libby mi ha scelto e non escludo che io e lei potremmo essere uno di quei fasci di luce. Però non ne sono sicuro. Provo veramente qualcosa per Robin. Quindi oggi conquisterò finalmente la cabina della verità. Charlie mi ha giurato che con Tia è tutto finito. Faccio un po' fatica a credere che sia finita davvero, ma proverò a fidarmi di Charlie. Oh mio Dio, ieri sera hai baciato Josh, vero? Sì. Me ne ero dimenticata. Con Charlie quindi è finita. Sì, certo. Vedremo. Ieri Cash non mi ha rivolto la parola. Credevo fosse molto più maturo, a dire il vero. Affronta i problemi in modo troppo infantile. So che sceglie tua amica. Magari parlale nel pomeriggio. Va bene. Mi sento nel mezzo. C'è Shay, con cui ho legato molto, e Cash, che non lo sa ancora, ma mi sposerà. Quindi è imbarazzante. Ti va di ripassare? Togli le ciabatte. Ci sei? Ti ricordi i passi? Schiena bella dritta. Sei pronto? E... ci sei? Sei pronto? Credo di sì. Te li ricordi? Tranquilla, sono un ballerino. Ok. Pronto? Sì.
Braccia lungo i fianchi, ok? Ok. Pronti, partenza, via! Avanti e indietro e un, due, tre. Avanti e indietro e un, due, tre. Sinistra e indietro e un, due, tre. Sinistra e indietro e un, due, tre. Bravo! Grazie. Sei stato bravissimo, sono fiera di te. Grazie. Chiaramente so che lui e Sapphire si vogliono bene e lui la rispetta, ma comunque ammetto che un po' lui mi piace. Bene, andiamo, bambinone. Per le strade di Londra devi camminare così. E tutti quanti penserebbero che sei del posto. Rimane poco tempo e ancora troppi match da trovare. E per questo motivo oggi i nostri single potranno vincere un altro appuntamento. Benvenuti alla vostra penultima Getaway Challenge! Spero siano pronte per un bagno, perché giocheranno a Wet and Wild. Ogni ragazza ha dei cubi, delle location ed uno scivolo ad acqua. Dovranno scivolare giù e abbinare i ragazzi ad un posto in cui hanno fatto cose sconce. Le due ragazze che faranno più punti potranno scegliere con quale ragazzo andare all'appuntamento. Le ragazze si stavano spalmando l'olio e a me sembrava l'inizio di un qualche video musicale. Ragazzi, non pensateci nemmeno a spararmi con quei giocattoli. Va bene così, andate avanti! Avevo olio in bocca, negli occhi e nei capelli, ero piena praticamente ovunque. Ah! È l'ora di rivelare quale dei nostri ragazzi ha fatto cosa e dove. Nei bagni di un nightclub. Sapphire, chi hai scelto e perché? Ho scelto Cash, ma non credevo avesse fatto niente di tutto ciò. Il ragazzo che l'ha fatto nei bagni di un nightclub è Cash! Non è disgustoso come sembra. Era pulito. Non lo farei mai in un posto sporco. Nell'armadio di un amico. Joshi. Era Joshi! Era un armadio di grande classe. Sembrava molto più una stanza che un armadio, a dire la verità. Charlie ha fatto una cosa a tre sulla sabbia. Che romantico. Jacob con del pubblico. Jordan l'ha fatto di fianco alla madre di lei. Tu stai male. Josh si è riempito di sabbia sulla spiaggia e Juan l'ha fatto in un fienile. Ciò significa che ora manca solo una persona all'appello. Tio l'ha fatto su una ruota panoramica. È stato bellissimo, c'era gente che guardava. Oh, cavolo. Ci fanno delle foto. Oh. Cosa? Sei proprio una Kardashian, eh? Poi è vero. Bene, ragazzi, ora posso dirvi che la ragazza che ha indovinato tutti quanti gli abbinamenti è Therese! Ed il secondo posto va a Libby! Bravo! Ditemi, con chi volete andare all'appuntamento? Il ragazzo con cui vorrei andarci è Cash. Bene! Tocca a Libby. Ok, ovviamente voglio andarci con Joshi. Dobbiamo capire se siamo uno dei fasci di luce della prima sera oppure no. Oddio, Libby, l'hai fatto di nuovo. Sono davvero furiosa. Ragazzi, divertitevi. Noi ci divertiremo più tardi, Monelli. È un appuntamento romantico quello che le attende in uno dei bei vigneti locali. Ma quanto è bello! Lo trovo stupendo. È vero, magnifico. Ti lascia a bocca aperta. Anche la vista non è male. Davvero bello. È bello avere finalmente del tempo per noi due soli. Sì, esatto. Anche se noi abbiamo legato più come amici, soprattutto negli ultimi giorni. E anche se per lo più abbiamo fatto gli scemi. Già, io...
Credo che ne avessimo bisogno. Così posso conoscerti un po' meglio. Perché in casa è molto... è difficile, no? Alla salute. Salute. A questo appuntamento, cara. Già. Alla fine hai scelto me, eh? Sì, ne sono felice, lo so. È stato un déjà vu. Anche per me è un po' strano che siamo tornati ad uscire insieme. Eppure Ma siamo di nuovo qua. Qui. Libby crede che io sia il suo match, visto che ieri mi ha scelto. La prima cerimonia era andata molto, molto bene. Ma poi ci siamo allontanati per vari motivi. Non so cosa ne pensi tu, ma io credo che tra noi ci sia un legame fin dal primo giorno. Anche tu vuoi baciarmi? No? Vieni qui. Diciamo che appena arrivati tra tutti, tu eri quello che mi ispirava di più. Mi vuoi scoprire? Oh. Beccata! Così non saprei, ma sì. Tra me e Joshi c'è di sicuro dell'attrazione fisica e andiamo d'accordo. Ma Robin è una brava ragazza e poi chiaramente... so che a lei Joshi piace molto e non voglio mettermi in mezzo, anche perché ormai ciò che è fatto è fatto. Forse siamo stati un po' scemi. Sì, abbiamo perso tempo. Forse continuavamo ad evitarci, invece... Non farei più lo stesso errore. Scemo. Comunque, ti trovo una bella ragazza. Oh, già, e se fossi il mio match ne sarei molto molto felice. Esatto, anche io sarei felice. Che dici, finiamo il vino? Ma sì, finiamolo. È così che si deve fare. Salute! Noi potremmo essere un perfect match perché è stato un appuntamento molto romantico e ci siamo divertiti molto. Ovviamente tu e Seth avete un bel legame. Credi che questo in qualche modo possa impedire a noi due di conoscerci un po' meglio? Dopotutto lei non è la mia fidanzata. Già. Quindi ci tengo a conoscerti. Ma in senso romantico? Sì, penso che potrei. Potresti? Potrei. Lo vuoi? Ascolta. Vediamolo come un primo appuntamento. Cash è una persona... veramente molto piacevole. Mi fa ridere veramente tanto. Oh. Mi piaci proprio tanto. Non è niente di forzato. Sì. Viene proprio naturale. Quindi ora che si fa? Ok, nel mondo reale ho sempre cercato una persona che potesse essere la mia migliore amica e... contemporaneamente anche la mia fidanzata. E tu, insomma, hai buone probabilità. Potresti proprio diventarlo, sì. Oggi è andata bene. Ovviamente abbiamo molte cose in comune e siamo simili. Credo che lei sia una delle contendenti. Shin? Salute. Ah, è di vetro? Sì. Pensavo di plastica. È tempo di mandare Therese e Cash, o Libby e Josh, nella cabina della verità per scoprire se i ragazzi hanno scoperto un nuovo match secondo i loro voti. La cabina di oggi è molto importante. Siamo a tanto così dalla fine e un solo errore ci farebbe perdere 200.000 sterline. Ragazzi e ragazze, la coppia che avete mandato nella cabina della verità è... Libby e Joshi! Ok, a dopo! Oh. Forza ragazzi! Siamo un po' agitati, eh? O la va o la spaga. È molto importante scoprire se io e lui siamo o no un perfect match. Non è da escludere che io e Libby potremmo essere uno di quei fasci di luce, ma io provo seriamente dei sentimenti per Robin. Se non sono un match, non significa che lo siate tu e Joshi. Non è detto, ma è possibile. Avrebbero semplicemente ancora più possibilità. Ok,
Josh inizia a piacermi davvero. Ovviamente ci lasceremmo per il bene della casa, ma sarebbe davvero un peccato se fossero un perfect match. Se non siamo un match, sarebbe un bel casino. Se lo fossimo, sarebbe meglio per tutti. La cabina. Oramai ci siamo. Oddio, che ansia. C'è qualcuno che non pensa siano un match? Io non l'ho mai pensato, sinceramente. Io non lo so, davvero, non ne ho idea. Questa cabina della verità era indispensabile. Siamo ad un punto importante del gioco. Facciamo un po' di meditazione, ti va? Sì, ti prego. Inspira dal naso ed espira dalla bocca. Se fossero un perfect match, sarebbe giusto che smettessero di stare con chiunque altro. Oddio, ci siamo. Oddio. Ok, dai, ci siamo. Oddio, che ansia. Ci siamo. Forza, ci siamo. Dai, dai. Oh mio Dio. Oh. Forza, dai, sono curiosa. Oddio, che caldo. Fa caldo, iniziando a sudare. Hai una vampata di calore. Sì, esattamente. Dimmelo e basta. Che ansia, non ce la faccio troppa. Più. Andiamo, diccelo! A forza! Questo programma contiene linguaggio volgare e riferimenti sessuali dall'inizio alla fine. Anche se Libby e Josh hanno legato di più con altri single della casa, la cabina della verità sta per rivelare se sono un perfect match. Oh mio Dio! Andiamo, diccelo! Muoviti, forza! Oh, oh sì! Oh, avevamo ragione! Lo sapevo che eri tu! Oh mio Dio! Abbiamo trovato il nostro match! Ce l'abbiamo fatta! E come? Potevamo capirlo fin dall'inizio. Uno di quei fasci di luce eravamo noi. È incredibile. Sarà di sicuro difficile lasciare la casa e tutti gli altri. Molto. Sarà dura. No, tranquilla, andrà bene. Mi emoziono sempre. Andrà bene, andrà tutto bene, vedrai. Adesso che avete confermato tutti quanti... Ricordate, il numero di fasci di luce indica quanti match avete indovinato, ma non quali sono queste coppie. Stasera iniziamo con due fasci di luce, che rappresentano i perfect match di Ismail e Olivia e il perfect match nuovo di Zecca, Josh e Libby. E oddio, il numero di perfect match è